Abbiamo parlato soprattutto del Kosovo, noi due e i nostri staff abbiamo analizzato insieme la situazione e la cooperazione tra la NATO e l'Unione Europea per oggi, ma anche per il futuro, man mano che andrà avanti la nostra missione. Abbiamo espresso il desiderio, la nostra speranza che tutti agiranno con responsabilità, affinché la cooperazione tra i protagonisti sul terreno sia costruttiva e possa portare alla stabilità della regione. Questo è sempre stato l'obiettivo della NATO e dell'Unione Europea, come sapete, e come è stato ribadito dai ministri degli esteri dell'Unione Europea e dai ministri della difesa dell'Unione Europea di recente. Quindi la nostra cooperazione sarà solida e continueremo su questa strada. E abbiamo parlato anche della situazione a Belgrado. È ovvio che per noi è fondamentale avere buone relazioni con Belgrado e abbiamo parlato del modo in cui possono essere approfondite le relazioni con Belgrado. È importante che la situazione a Belgrado ora si calmi. Posso in gran parte ribadire le parole di Solana, nel senso che la forza KFOR è presente in Kosovo in base alla risoluzione 1244, la forza KFOR resterà lì e svolgerà il ruolo di proteggere tutti i cittadini del Kosovo, ovunque siano, minoranze e maggioranze, tutti. Abbiamo anche parlato dell'evoluzione per quanto riguarda l'Unione Europea e dei partner in Kosovo. Abbiamo approfondito questo argomento perché, per definizione, la cooperazione NATO-UE in Kosovo è di grande importanza, e anche se ogni organizazione ha le sue responsabilità. Come ho detto prima, auspichiamo di avere delle buone relazioni con la Serbia. Ci sono state delle elezioni lì. Vorremmo molto che la Serbia si avvicinasse all'Unione Europea, come abbiamo offerto. È sempre stato il nostro obiettivo. Non crediamo che ci possa essere stabilità nella regione senza un avvicinamento della Serbia all'Unione Europea. E qualsiasi cosa possa essere fatto, lo faremo. L'importante adesso è che l'altro partner sia pronto. Abbiamo ovviamente gli stessi obiettivi per la NATO. Abbiamo una partnership per relazioni pacifiche con la Serbia. La Serbia è un attore molto importante della regione e io sarò il primo a capire il malcontento lì in Serbia. Ma per piacere guardiamo avanti e sono aperto a vedere con gli alleati come possiamo utilizzare al meglio questa partnership che abbiamo con la Serbia.